Buongiorno a tutti, vi ringrazio della presenza a questo appuntamento che abbiamo organizzato insieme al Ministero dell'Ambiente, insieme al Comune di Roma, insieme alla Società Geografica Italiana, il Presidente Dottor Bozzato è presente, al quale più tardi lascerò la parola. Impegni istituzionali multipli, devo dire, hanno impedito al Ministro non solo di essere a Torino alla conferenza internazionale delle Alpi, ma anche di essere qui con noi. Il Ministro però ha, non ha voluto che la testimonianza del Ministero dell'Ambiente, che è in prima linea sul tema del verde pubblico, in forza della legge votata dal Parlamento all'inizio dello scorso anno, andasse in qualche modo dispersa. Ha chiesto quindi al sottosegretario Silvia Velo di aprire i lavori di questa giornata. Anche lei ha un problema di tempi, quindi le passo immediatamente la parola e la ringrazio del tempo che è riuscita a ritagliarsi questa mattina. Grazie Silvia. Sì, grazie. Sente? Grazie a Massimiliano, grazie a tutti voi. Io ieri sera, come ho detto a consigliere Telle, avevo quasi deciso di dire questo impegno, perché un cambio negli orari degli impegni parlamentari rendevano difficile questa partecipazione. L'idea di venire qui solo per un breve saluto al mio cellulare, non lo so. È vero che c'è una batteria di cellulari qua sopra? No, dicevo, io l'idea di venire qui solo per un breve saluto non mi sembrava carina. Al tempo stesso però ci tenevo a essere presente, perché ho già partecipato a un'iniziativa analoga che abbiamo fatto sempre, fra l'altro, con Estella Marino, che saluto e con cui mi scuso perché la lascerò. E ci tenevo a confermare questo impegno per diverse ragioni. Innanzitutto l'impegno del Ministero dell'Ambiente, la prima di natura ovviamente istituzionale, l'impegno del Ministero dell'Ambiente, che si è fatto promotore appunto della legge a cui faceva riferimento il consigliere Atelli, con l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Albero, con l'istituzione di un comitato appunto nazionale per lo sviluppo del verde pubblico, quindi per un ruolo istituzionale. Noi stiamo facendo come Ministero un lavoro importante sui temi appunto della qualità urbana, ma persino sui temi della lotta al cambiamento climatico, in cui il ruolo delle città assume una veste prioritaria. E poi ci tenevo per anche legami e altre motivazioni di natura anche personale, politico-personale. Io sono stata, come vicepresidente della Commissione Trasporti, mi sono occupata di codice della strada e di sicurezza stradale. E in questo momento è in discussione, spero che arriverà presto in Parlamento, una legge delega al governo in cui si parla di codice della strada, sicurezza, di riforma organica di codice della strada orientata ai termini della sicurezza. C'è una parte di questa norma che riguarda l'obiettivo del tenere insieme da una parte la sicurezza stradale, dall'altra la tutela ambientale e dei territori. E lo abbiamo fatto introducendo norme che tutelano le strade alberate, gli elementi paesaggistici che li caratterizzano e che riconoscono la priorità alle strade storiche o di particolare pregio paesaggistico. Proviamo non solo a introdurre vincoli, protezioni, fasce di rispetto, ma a intervenire sull'attuale approccio culturale che vede il legislatore e chi fa manutenzione e amministrazione locale spesso intervenire, i gestori delle strade e quant'altro,
spesso intervenire in maniera un po' drastica e brutale, provocando con la asportazione degli alberi, provocando danni che sono ambientali, paesaggistici, ma anche di natura di bene culturale e storico, perché alcune strade alberate, io vengo dalla Toscana e questo è l'altro motivo per cui ci tenevo a essere qui, fanno parte del paesaggio italiano, della nostra identità, del biglietto da visita del nostro paese. Appunto, come Ministero dell'Ambiente, con la costituzione del Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Verde Pubblico, vogliamo continuare a supportare il governo, il legislatore e le istituzioni a vario livello per affrontare il tema, anche questo tema, quello della sicurezza stradale, in termini più di tutela e sostenibili di quanto non li abbiamo affrontati finora. E poi ho visto che la Toscana ha vicende interessanti all'interno del tema dei 100 più alberi antichi d'Italia. Purtroppo in alcuni casi anche recentemente non all'onore, in termini negativi della cronaca. Penso alla Quercia delle Checche, uno degli alberi più antichi d'Italia, nella strada provinciale che va da Chianciano a Pienza. Uno degli alberi simbolo dell'Amiata, che quest'estate è stato danneggiato da alcuni ragazzi a margine di un rave party, che ha dimostrato non solo l'irresponsabilità, ma anche probabilmente una lacuna educativa nei confronti dei ragazzi, nei confronti dei quali forse nessuno si è messo ha pensato di fare uno sforzo di educazione ambientale, di educazione alla tutela del paesaggio. Ecco, io credo che con la legge 10 del 2013, come Ministero dell'Ambiente, abbiamo dimostrato di voler essere impegnati in prima fila attraverso il Comitato Nazionale per lo Sviluppo di questa cultura, per lo sviluppo del verde pubblico, non solo come un elemento accessorio o ornamentale delle nostre città, ma come un modo nuovo di progettare le nostre città e di progettarne gli spazi e la vivibilità. Tre giorni fa è stato pubblicato un decreto interministeriale sugli alberi monumentali, uno dei decreti di attuazione della legge 10. Con questo decreto si traccia il profilo legale, l'identikit dell'albero monumentale, superando così alcune ambiguità del codice dei beni culturali, e questo ci garantirà la possibilità di reprimere, e io spero soprattutto prevenire gli illeciti, perché in questo caso, quando il danno è stato fatto, poi reprimere e punire diventa un atto poco significativo, comunque secondario. Quindi credo che in tanti insieme possiamo dare un contributo a diffondere questa idea e questo pensiero. Qui so che fra i promotori di questa giornata ci sono soggetti come il Touring Club, Lega Ambiente e altri soggetti. Il Ministero dell'Ambiente ovviamente vuole essere il riferimento in prima fila, sapendo che, lo dirò all'impegno che ho dopo questo su una conferenza europea sul clima, che ormai è un dato di fatto che deve essere bene collettivo, consapevolezza collettiva, che la tutela ambientale e lo sviluppo non possono più essere assolutamente considerati in contrapposizione tra di loro, ma anzi, al contrario, sono intimamente interconnessi, e per il pianeta, per l'Occidente in particolare, ma per il pianeta più complessivamente,
sarà di nuovo crescita, sarà di nuovo sviluppo, sarà sviluppo duraturo solo se sarà sostenibile e legato alle tutele del patrimonio ambientale. Senza di questo non c'è un futuro per i ragazzi che sono qui e per le generazioni a cui dovremmo consegnare l'eredità di quello che noi abbiamo fatto. Grazie e buon lavoro a tutti per questa giornata.